ricade il 30° anniversario dell'uscita di Jurassic Park. E adesso mi ritrovo qui come paleontologo a pensare a quello che è stato effettivamente il ruolo di Jurassic Park, soprattutto nell'ambito della comunicazione scientifica per quanto riguarda la paleontologia dei vertebrati e dei dinosauri. E nel mio piccolo posso dire che Jurassic Park ha contribuito, con tutte le problematiche connesse al caso, a rendere i dinosauri degli animali, tralasciando ovviamente le dovute necessità a causa della cinematografia, quindi i carnivori come bestie e tutto quanto. I dinosauri sono visti come animali, con le problematiche degli animali, con le necessità degli animali, e non come mostri, non come mostri del cinema, non come mostri assetati di sangue, non come mostri che fanno quello che devono fare perché sono cattivi. Fanno quello che fanno perché sono degli animali, animali ricostruiti geneticamente a cui mancano alcuni insegnamenti, chiamiamoli, alcuni istinti. Jurassic Park ha contribuito a rendere i dinosauri degli animali di fronte alle persone. Il primo film di Jurassic Park uscì quando io ero molto molto piccolo, quindi non avevo ancora ben chiaro cosa fosse un dinosauro scientificamente accurato, e avevo 3 anni, quindi non lo vidi subito, aspettai qualche anno e certamente non mi preoccupai del fatto che i dinosauri fossero in realtà delle mostruosità, ma rimasi semplicemente molto affascinato da queste creature colossali e spaventose. Mi affascinò moltissimo, come tanti della mia generazione, la professione del paleontologo per come era rappresentata nel film, ovviamente. L'idea di andare a scavare chissà dove, trovare chissà cosa, qualcosa che non aveva mai visto nessuno prima. Ecco, quello forse è stata la cosa che da bambino mi impressionò di più e poi mi spinse poi a decidere da grande che cosa voler fare. Ecco, volevo fare il paleontologo ed eccoci qua. Non ero appunto consapevole del fatto che per la prima volta sul grande schermo, per la prima volta o quasi, questi animali venivano rappresentati come veloci e scattanti, con tratti diversi rispetto ai soliti tratti di quegli animali lenti e goffi. Ecco, però appunto nel mio piccolo questo film è stato molto di ispirazione. La mia esperienza con Jurassic Park inizia nel buio di una sala cinematografica, quando un bambino di 10 anni per la prima volta nella sua vita si innamora, e parlo ovviamente di Rex. Ma al di là di questo, è incidentalmente anche il motivo per cui 10 anni più tardi circa sono finito in Montana a lavorare al Museum of the Rockies con Jack Horner. Jurassic Park è il motivo per cui tanta gente in realtà ha continuato a perseguire la sua passione, o magari si è appassionata alla paleontologia. Prima il mondo era strano per noi appassionati di dinosauri, perché era una passione molto di nicchia, era difficile trovare qualcosa che non avessimo già, un libro nuovo, qualcosa di interessante. Dopo Jurassic Park si sono aperte le porte. E soprattutto Jurassic Park credo abbia fatto capire a tanta gente che nella loro passione non erano da soli. E questa, secondo me, è una cosa che non ha veramente prezzo. 1993, mi ricordo, avevo 5 anni, non andavo a vederlo al cinema perché giustamente 5 anni, e mi ricordo che ero spaventatissimo. La scena dei Velociraptor è una cosa inguardabile fino a che non avevo, penso 16 anni, dove sono in cucina, veramente... ti fa paura. E da lì è iniziata un'avventura di questi, e da lì ho cominciato a dire: mamma, voglio fare il paleontologo. Lo so, sembra un sogno da bambino, e spero ancora che i bambini di oggi abbiano il sogno di diventare paleontologi. Si può, se uno vuole. È bello, si va in giro per il mondo, si cercano cose così. Questo è un placoderma della Scozia, trovato da me poi lì mesi fa. Per me personalmente Jurassic Park è stato l'inizio di tutto, e oltre alla carriera professionale ho un sacco di ricordi. Jurassic Park Operation Genesis, il gioco, 9,90 euro spesi meglio della mia vita, bellissimo, è tutto iniziato da lì. Godiamocela, un film. So che a tanti non piace la questione paleontologica, piume non piume, grossi non grossi, però bisogna dire, ammettere, che Jurassic Park ha fatto crescere tanti di noi, ha fatto venire in tanti di noi la passione, e ha fatto realizzare a tanti di noi che si può.
Era bello, ma non c'è bisogno di avere una laurea in paleontologia per essere un appassionato di dinosauri e di fossili. È bello coltivare la propria passione anche come lo si faceva quando si era piccoli, con l'ammirazione per questi animali e anche l'ammirazione per un bel film. Il mio ricordo della prima visione di Jurassic Park è indelebile ancora oggi nella mia mente, anche se sono passati tanti anni. Questo anche perché al cinema andai con tutti i colleghi del Museo di Storia Naturale che si occupano di paleontologia, in 5 eravamo, e tutti noi, ricordo benissimo, fummo veramente stupiti del fatto di vedere questi animali come se fossero stati filmati da vivi. Questo era quello che spiazzò anche tutti gli spettatori. Noi naturalmente potevamo cogliere più segnali che Spielberg aveva usato per dare credibilità ad animali fossilizzati, riportati davvero in vita. Mi ricordo due particolari. Uno fu il primo dinosauro che comparve nel film, quel brachiosauro che al tramonto contraeva muscoli e pelle mostrandone tutta la struttura interna, sembrava veramente vivo. E poi la pupilla del T-Rex che si contraeva quando i ragazzi puntavano contro l'occhio nella notte la torcia all'interno dell'auto rovesciata. Quelli erano davvero animali che nessuno avrebbe potuto pensare fossero ricostruibili così bene con la computer grafica, che poi fece passi da gigante da lì in poi. Auguri, Jurassic Park! Ciao a tutti ragazzi di Paleonerd, io sono Dinorek e anch'io, proprio come chi mi ha preceduto e chi mi seguirà, sono finito per sempre nel burrone della passione dei dinosauri. Ma questo non è stato dovuto a Jurassic Park, anche se Jurassic Park ha dato un forte contributo a farmi sprofondare lì in fondo al baratro. Eh sì, perché quando sbandai a vedere il film per la prima volta al cinema ero poco più che un pischello, e anche se ero appassionato di dinosauri, vedevo i libri, leggevo qualcosina, sapevo leggere a malapena, ma soprattutto guardavo le figure. Un conto è guardare le immagini dei dinosauri, un altro è ritrovarsi dinosauri veri nel film che si muovono, veri finti dinosauri. E che diamine, la scena del brachiosauro! Incredible! Oggi sappiamo che è un giraffatita ambrancai, ma questo è un altro discorso. Quello che conta è che tu, Jurassic Park, mi hai dato la spinta definitiva per finire lì in fondo alla passione. E me la porterò sempre dietro, tu sei il mio star, Jurassic Park. Ma ti faccio gli auguri lo stesso. Buon 30° anniversario. Ciao Paleonerd! Allora, Jurassic Park è un film importantissimo per quanto riguarda l'affermarsi delle nuove idee del rinascimento dei dinosauri come questi animali attivi, intelligenti, a sangue caldo, e che ha influenzato tantissime generazioni di paleontologi successive. Io personalmente l'ho visto più tardi, sempre da bambino, però più tardi, quando già avevo la passione della paleontologia, quindi non è quello che mi ha spinto per esempio a studiare all'università, eccetera. Però sono comunque fan, ho letto i libri, ho visto tutti i film, anche la serie animata Netflix. E recentemente volevo far vedere questo mio nuovo acquisto, che è Jurassic Park The Ultimate Visual History, che è un bellissimo tomo, che è un compendio di vari concept art, scene mai realizzate, foto sul set, interviste ai creatori, qualsiasi cosa che possa interessare agli appassionati di questo film, che quindi consiglio tantissimo. Allora, qual è stato il mio primo approccio con Jurassic Park? Questo è ancora ovviamente in tonsa, è la VHS ovviamente, quella lì da collezione, c'è ancora il libricino appunto che uscì all'epoca quando il film arrivò in Italia, e questo è praticamente del 94, questa edizione. E quindi sì, io nel 94 ho visto Jurassic Park, avevo tipo 3 anni, perché sono del 91, e per me lì mi è cambiata la vita, perché io con la passione per gli animali, dinosauri eccetera ci sono nato, ma se devo ricondurre tutto a un singolo episodio esplosivo, molto probabilmente è questo, perché è stato il momento in cui ho visto dei dinosauri sullo schermo che si muovevano e che sembravano veri, e che in realtà mi ha poi condotto a fare tutta una serie di scelte e mi ha portato qua. Cioè io molto probabilmente faccio, diciamo, la professione che faccio oggi proprio per colpa di questa cosa qua.
Tra l'altro, poco tempo fa, giusto per aggiungere un po' di croccantezza così in più, mi sono anche recuperato questi, così, perché così, più che la soddisfazione personale che mi dimostra che dopo 30 anni io dietro a sto franchise ci sono ancora sotto. Jurassic Park non mi piace, io non l'ho mai visto, è un film di cui ho sentito parlare poco e male, so che parla di draghi e a me i draghi sinceramente non piacciono, non colleziono oggetti che facciano parte del franchise, non ho mai avuto giocattoli che facessero parte del franchise e ovviamente sto scherzando, perché per me Jurassic Park è un bellissimo film, sicuramente ha plasmato quello che sono io oggi. Sono nato nel 1990, quindi avevo 3 anni quando è uscito al cinema questo film. Non l'ho visto al cinema quando avevo 3 anni, ero troppo piccolo, ma già dalle elementari l'ho visto, rivisto, stravisto, penso centinaia di volte, forse anche di più. È un film che sicuramente ha creato quello che sono io oggi, sono un paleoartista sicuramente in grandissima parte grazie a Jurassic Park. Sono un grandissimo appassionato anche di Michael Crichton, quindi anche dei suoi libri, dei libri da cui è preso Jurassic Park, e un grande appassionato di Steven Spielberg, quindi l'unione non poteva che esserne un film meraviglioso. E penso che abbia plasmato una generazione, insomma, da chi è nato da metà degli anni 80, ma in realtà non solo, in poi, negli anni 90, insomma, c'è stato un prima e un dopo Jurassic Park. La mia generazione, tutti l'abbiamo visto, tutti lo conosciamo. Io non ho mai smesso di amare i dinosauri, sono rimasto, insomma, da quando ero piccolo, con i dinosauri in mano, e adesso li disegno, li scolpisco, ne ho fatto il mio lavoro. Jurassic Park è uscito quando stavo per cominciare il secondo anno del liceo scientifico e a quell'epoca avevo già deciso cosa avrei fatto da grande. Devo ammettere che al primo impatto mi sarei aspettato qualcosa di più dal film, questo per colpa del libro che era uscito 3 anni prima, avevo letto e riletto, l'avevo trovato meraviglioso e il potere dell'immaginazione aveva fatto il resto. Però col tempo l'empatia per i personaggi del film, la colonna sonora di John Williams strepitosa che tutti abbiamo canticchiato, e i dinosauri vivi come non mai, come mai si erano visti così, hanno fatto breccia dentro di me e ho imparato ad apprezzare il film, tanto che poi sono arrivato a consumare il VHS, apprezzamento che ho aumentato quando poi ho avuto modo di vedere anche il making of e tutti gli sforzi che c'erano alle spalle. E quindi, che dire, da quel momento è tutto un po' più Jurassic, è entrato a gran voce nell'immaginario collettivo, ha dato sicuramente grande impulso alla divulgazione e alla paleontologia anche in un paese come l'Italia, e non ci resta dunque che ringraziare Jurassic Park. L'importante è saperlo prendere per quello che è, raccontarlo con i suoi pregi, con i suoi difetti, e contestualizzato all'epoca in cui è uscito. Dunque, buon compleanno Jurassic Park. Allora, che dire, è un film che quando uscì nel sale ero troppo piccolo, avevo 3 anni, quindi ho letteralmente consumato la videocassetta e anche i making of, perché oltre ai dinosauri la grande ispirazione me l'ha dato l'aspetto dell'animazione. Per l'epoca era pura fantascienza, ma ancora adesso il livello e la maestria degli animatori e di tutti gli artisti che ci hanno partecipato è incredibile. Quindi è ancora tutta la passione che mi ha trasmesso all'epoca rimane. E in più resero questi animali veramente in una maniera diversa, più naturalistica. E quindi credo in qualcosa in cui falliscono molti film, insomma. Quindi una grande bravura che derivava proprio da certe scelte fatte. E in questo momento mi trovo in un'isola al largo dell'Italia con un parco a tema, BT-Rex, con sculture grezza naturale e dove ho realizzato anche delle animazioni. Quindi un piccolo sogno giurassiparchiano che si realizza, visto che oggi il 3D è possibile anche per noi paleoartisti. Il primo ricordo che ho di Jurassic Park di Spielberg è la VHS che mi fu regalata tra il 1993 e il 94. Infatti sono tra quelli che videro il film per la prima volta in home video e, come tutti, all'epoca ne rimasi estasiato. Credo di dovere molto a Jurassic Park, anzitutto perché mi ha permesso di conoscere tante persone appassionate non solo di questi film ma anche di paleontologia e dinosauri. Devo molto a Jurassic Park perché mi ha fatto scoprire i bellissimi romanzi di Michael Crichton, che consiglio di recuperare. Ho scoperto infatti che ci sono molti giovani fan che non hanno letto i libri e secondo me è un grave peccato. Sono anche più belli, secondo me, delle pellicole di Spielberg e credo meritino di essere ricordati come alcuni dei migliori libri di fantascienza di quel periodo.
E poi, essendo uno che disegna molto i dinosauri, gli animali preistorici, mi piace sempre sperare che magari chi sta osservando una mia illustrazione magari possa rivivere le stesse emozioni di chi ha visto per la prima volta i dinosauri di Jurassic Park, che all'epoca venivano mostrati con un look mai visto prima, ecco. Quindi questo è quello che mi porterò sempre dietro di questo bellissimo film, sia in questi anni, ma sicuramente anche in quelli che verranno più avanti. Jurassic Park per me è stato qualcosa di fondamentale, una sorta di pietra miliare nella mia vita, una sorta di apertura su un mondo sconosciuto che non è stato altro che uno slancio, linfa vitale per l'immaginazione. Io ho iniziato a disegnare i dinosauri non per Jurassic Park, ma il film è subentrato poco dopo, avevo 3 anni, 3 anni e mezzo, grosso modo, ed è stato un punto di riferimento, una base su cui immaginare veramente gli animali, non vedere soltanto sui libri, ma è un po' stato come l'avvento della fotografia nell'Ottocento, credo. E quello è diventato lo squarcio su un mondo impossibile, emozionante, che mi faceva un po' allontanare dalla realtà, mi faceva entrare in quel mondo di fantasia, di immaginazione che serviva. È una sorta di treno lanciato alla velocità della luce. Credo che Steven Spielberg e tutto il suo gruppo di professionisti abbiano un po' cambiato le persone, un po' cambiato il mondo. Ero troppo piccolo e non ho visto il film al cinema, e ovviamente non l'ho visto neanche finché non sono stato un pochino più grande per poter sopportare la vista di alcune scene un pochino più violente. Però Jurassic Park in sé, per me, è rappresentato soprattutto da questo ragazzotto qui. Forse qualcuno lo saprà, qualche vecchio avventore del caffè paleontologico, però il mio primo giocattolo, il mio primo ricordo legato a un dinosauro, giocattolo, è questo Velociraptor, che mi è stato regalato da mio nonno quando mio padre si trovava in Somalia, nel 93, e ha rappresentato per me un momento di distrazione molto grande in un periodo di tristezza. Non vedevo mio padre da mesi, ed è ancora con me. In qualche momento in cui mi sento triste lo guardo e mi ricordo perché mi trovo in Patagonia e perché lui si trova in Patagonia per scavare dinosauri teropodi. Quindi forse è questo che ha influenzato Jurassic Park in me, come tanti altri bambini, non soltanto il film, i giocattoli, il franchise, il modo di vestire. Ho pensato anche di fare questo video con un cappello da paleontologo tipo Alan Grant. Anche questo è l'influenza di Jurassic Park. Ho la voglia di spaventare i bambini con un artiglio gigante. Anche questo è Jurassic Park. Però in realtà ognuno di noi ha una visione particolare. E per me questo Velociraptor è stato il primo ricordo, ed è uno splendido ricordo di famiglia. Jurassic Park è un po' anche questo, famiglia. Per me Jurassic Park non è stato una rivoluzione rispetto a qualcosa che c'era prima, precedentemente, perché io sono del 93, quindi io sono cresciuto con Jurassic Park. Per me i dinosauri sono i dinosauri di Jurassic Park. Ovviamente adesso so che non è esattamente vero, però forse l'impatto che ha avuto su di me questo film lo si può riassumere con questo audio che mi ha mandato mia madre. Ve lo faccio sentire. Ciao amore, cosa ti posso dire? Che mangiavi come il tirannosauro Rex? E una volta che siamo usciti dalla pizzeria, ti ricordi, con Giorgio e tutti gli altri amici, non facevi altro che fare il tirannosauro Rex. E quindi queste sono le cose che non so permettere. Però mangiavi, non so se ti ricordi, tu il prosciutto, come il prosciutto cotto lo mangiavi come faceva il tirannosauro Rex, facevi tutti i versi. E questo è quanto. Personalmente ho sempre trovato estremamente affascinante in Jurassic Park l'idea che si potesse portare la scienza al cinema. Se si guardano i dinosauri in Jurassic Park, che per l'epoca erano estremamente accurati, si può notare un tipo di approccio così meticoloso nella ricostruzione che oggi purtroppo vedo che si sta un po' perdendo nei vari film di Jurassic World o in altre pellicole con creature preistoriche. In più, questa visione appunto scientifica all'interno di un film che in teoria sarebbe horror fantascientifico si può ammirare, insomma, nella sua morale di fondo, appunto l'idea che la natura possa ribellarsi al controllo opprimente dell'uomo. E questa è una cosa che fin da bambino mi ha affascinato, mi ha sempre portato avanti durante il corso dei miei studi e della mia vita, appunto la possibilità che dalla finzione
dalla fantascienza si possa insegnare la scienza. Ho scelto questa carriera, quella della paleontologia, fin da bambino, quando per la prima volta vidi il film Jurassic Park. Fin dalla prima visione, infatti, rimasi folgorato da queste meravigliose creature del passato che prendevano vita sul grande schermo. Come me, un'intera generazione di paleontologi, scienziati e anche artisti fu segnata. Queste persone poi sono cresciute, hanno studiato, hanno prodotto dei lavori e delle ricerche che ci hanno permesso di comprendere meglio questi animali. La conoscenza e l'immaginario legato ai dinosauri e a tutte le creature del passato è cambiata da quando nelle sale uscì Jurassic Park, si è evoluta, e questo è grazie anche a tutte quelle persone che, ispirate dal film stesso, hanno deciso di studiare la vita del passato. Era l'inizio dell'estate e un amico di famiglia che viveva in America e trascorreva le vacanze in Sicilia decise di portarmi, ben consapevole della mia passione per i dinosauri, due regali. Questa maglietta, con una scena che ormai conoscerete tutti ma che per me era totalmente nuova, è il giocattolo di Dennis Nedry con il baby di Dilophosaurus. Ora, dovetti aspettare l'uscita del film, ma fu un momento di grande gioia per vari motivi. Primo fra tutti il fatto che la data di uscita italiana di Jurassic Park coincise con il mio compleanno. Chiamiamola coincidenza, chiamiamolo segno del destino, sta di fatto che questo film mi fece un grandissimo regalo. Consegnò al mondo una visione di dinosauri che mi era familiare, ma che in realtà era sconosciuta ai più. E soprattutto portò tante, tantissime persone ad appassionarsi ai dinosauri. Il fatto che questo giocattolo sia sopravvissuto alla mia infanzia mi porta a riflettere anche su quanto si sia ulteriormente evoluta la visione dei dinosauri, ed è per questo che spesso tendo a metterlo a fianco di questo modellino della collecta. Ma cosa ancora più importante è che se oggi siamo qui a parlare di questi argomenti, e se nel farlo possiamo ricevere l'aiuto di paleontologi, paleoartisti e divulgatori italiani, è anche e soprattutto merito di Jurassic Park.